FIPAF Bologna e Radio Volley presentano Voglia di Volley, a cura di Francesco Mazziotti e Marco Buosi. Eccoci, sempre in diretta dalle 12 alle 13 su Radio 1909 in collaborazione con Volleyball.it, FIPAF Bologna, in onda tutti i giorni per parlare di pallavolo. Buongiorno a tutti, buongiorno Marco. Prendi fiato, buongiorno a tutti, buongiorno perché? A tutti. Buon lunedì. Perché sono prontissimo. Sì? Sei in forma? Fine settimana interessante. Certo. Assolutamente, non si può non essere pronti per il tavolo del lunedì. Si è giocato. Vero. Maschile, femminile, settimana di Champions in arrivo, novità, Blingy, insomma di tutto e di più. Quindi l'abbiamo già cacciato in cacciare, tra l'altro male nel prepuntata, quindi non può che essere una puntata scoppiettante. Sì, ma anche di fuori onda scoppiettanti ce ne sono stati di più violenti, ecco, di quello di oggi. Ma va bene così, diamo più pathos alla puntata che sta per arrivare. Diamo il buongiorno a Luca Muzzi di Volleyball.it. Ciao Luca. Ciao ragazzi. Beh, più che potenti e prepotenti, prepuntata, quello di oggi c'è più a niente. Eravamo in sei a parlare in contemporaneamente, sì. Quindi diventa tutto abbastanza complicato. Tu, Francesco, a lunedì sei un po' distratto, non fai regia, lasci parlare tutti, pensi a mangiare al tavolo che hai dietro e così. Siamo contenti, sì, di averti, cioè, oggi, quindi non è sempre così scontato che tu ci sia, è come prenderci un po' i dati. Sì, no, è oggi. Che sono crollato. Cos'è che c'erano i Golden Globe? Cos'è che c'era ieri sera in TV su Sky, il cinema americano? Non so, crollare. Sono crollato in mezzo e quindi sono andato a letto presto, più prima del solito, ecco, erano le 5 invece delle 6. Ah, okay. Sono qua, poco lucido, ma sono qua. Quindi se manca qualche news su Volleyball.it è perché hai lavorato fino a presto, cioè hai smesso, sì, presto, sì, di lavorare. Sì, alle 5 ho ceduto. Allora, a parte, Luca, ti invito a non dare colpe al nostro regista, che non sveleremo mai chi è, però ecco, non si può pretendere anche la regia nel prepuntata, per puntata si parla. Poi invece io ho detto, ragazzi, oggi intervenite pure, quindi delle due la mia colpa è quella, che ho detto ti parlate pure, quindi se a un certo punto non si capirà niente, forse è per quello, dai. Siamo sicuri che non ci saranno problemi. Però Luca, a parte tutto, sei andato a letto presto, quindi forse ne hai scritto qualche news, ce n'è qualcun'altra che devi darci? Beh, dai, ieri sono giocati i turni preliminari dei playoff, due notizie veloci, Piacenza ha vinto a Padova e si è qualificata per i quarti di finale contro Trento, invece Verona, con la mossa a sorpresa di Rado Stoicev, di cui parleremo dopo, ma tanto ormai si sa già, quindi non è più una sorpresa, ha battuto Milano 3-1 e quindi porta questo turno a gara 3. Nel femminile si è chiusa una tribolatissima regular season, anche se in teoria mancano ancora 4-5 recuperi, però Conegliano nel weekend ha vinto l'ennesima partita, ha praticamente chiuso la regular season senza macchia, senza sconfitte, senza lasciare punti per strada, 72 punti attivo su 72, quindi io direi che possiamo chiudere qua il campionato femminile. E poi che altro? Niente, un piccolo record, ecco, questo ci tenevo a farlo notare. In Corea, Giappone, in quei paesi lì dove a pallavolo insomma si gioca, ma forse le differenze sono nette e mi fermo qui. Insomma, ieri Valentina Diouf ha fatto 54 punti, quanti? Nuovo record personale. 54! Ed è entrata in una speciale classifica. Io ho dei ragazzi che collaborano col mio sito, che sono veramente speciali. È entrata nella top 10 del maggior numero di punti in un solo match, 54. Ricordiamo che la prima è Polina Raimova, 1-0 con 58. Quindi ci siamo. La Diouf è lì per ottenere questo record. Però quelli sono campionati dove la schiacciatrice straniera, solitamente anche con un braccio solo, riesce a fare questi record. Giocava contro delle sedie? C'erano dall'altra parte delle panchine. Probabilmente sì. Non so se le hanno abbassato la rete. No, ma è tipico in quei campionati. Adesso io, guarda, c'ho qua la classifica, ti leggo solo che il primo record, 58 punti, è stato fatto in Giappone, il secondo 57 da Vasileva in Corea, e Corea 57, Corea 56, in Filippine 56. Sono campionati così, dove la straniera ha una marcia in più e forse anche 20 centimetri in più e di conseguenza questi record sono tipici, però che lo abbia fatto anche Valentina, che è un'italiana, a noi fa molto molto piacere. Tra poco parliamo appunto delle partite del weekend, in particolare di Verona-Milano, che insomma è quella che ha riaperto un po' il tutto, mentre Modena e Piacenza sono ufficialmente ai quarti. Però Luca, va bene che ormai è di venerdì questa notizia, però chi
ormai stabilmente si informa solo con Voglia di Volley, forse non sa che venerdì pomeriggio è uscita un'altra notizia. Diciamo che Verona-Milano non è stata l'unica, non sarà l'unica partita appunto che si giocherà alla GSM Forum di Verona, ma il primo maggio. Ah, giusto, sarà, giusto. Ma per me è già storia. Per me quella è già storia. Ma si informa solo con Voglia di Volley, come fa? Il venerdì è storia, e tu sai già che noi abbiamo correlato come trasmissione di Voglia di Volley la CEV per aver ufficializzato, se non ricordo male, la Champions League a Verona soltanto nel pomeriggio, cioè dovevano farlo durante la nostra trasmissione per farci darla diretta. Quindi la querela è già partita, sì, è vero. La finale, le super finals di Champions League giocheranno la GSM Forum di Verona. C'è stata una virata incredibile nella giornata di giovedì. Era in ballo Casalecchio di Reno, come avevamo più volte detto, e tutti sapevamo che la finale ormai doveva finire lì. Poi per questioni pratiche, quando si parla di pratiche si parla di soldi, e alla fin fine la GSM Forum, da quello che so io, non costa niente al movimento pallavolistico, perché comunque il Comune di Verona è molto attento a queste situazioni, l'impianto comunale non è privato come l'Unipol Arena di Casalecchio. C'è questa sostanziale differenza che non è poco, soprattutto in un evento dove non hai incasso di pubblico, dove i diritti televisivi non ci sono perché la pallavolo non ha soldi che entrano entrate dai diritti televisivi. Quindi impianto gratuito, massima disponibilità di una macchina ben oliata che è quella del Comitato Territoriale Verona i Bianchini, massima disponibilità del sindaco Sguarina. Morale della favola, le super final sono a Verona, e ti dico che io sono contentissimo perché a Verona ci arrivo in 1:10. Beh, a Bologna ci saresti arrivati meno, magari meno che invece a Berlino. Meno che Berlino, ragazzi, comunque, Bologna, Verona, io in 1:10 di Brenner sono lì, insomma, quindi va bene così, dai. E anche noi, Marco, lavoreremo, cioè magari baratteremo la querela per l'orario con degli accrediti, ma questo speriamo di farcela. E finito questo lungo momento news, ragazzi, diamo come al solito il benvenuto agli opinisti del tavolo. Buongiorno Andrea Zappaterra. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, oggi devo dire che ci sono tanti argomenti sul tavolo del lunedì, i playoff, c'è De Giorgi che tiene sempre banco come argomento e ha tenuto banco anche nel pre-trasmissione, quindi si preannuncia una bella puntatina. Carichi come sempre, buongiorno ad Alessandro Trebbi. Buongiorno ragazzi, carichissimi. Ciao. Comunque per volleyball.it sono accreditato io a Verona, mi dispiace, quindi voi due state a casa, mi dispiace. Poi Luca, perché sei così pessimista senza pubblico? Dai, primo fuori maggio anche Luca, abbiamo sconfitto il pubblico, abbiamo sconfitto il virus, ci saranno 800 milioni di vaccinati, io mi immagino che la gente sarà aggrappata alle inferriate per vedere la partita. Chissà, ma non lo so, considerando che è da un anno che ci promettono che siamo in lockdown per una settimana più serena fra 10 giorni e poi siamo sempre qua, io non ci credo più ai nostri politici. No, ma è il primo maggio 2027, è la finale. Io scusa, ok. Fare il tempo a cambiare nome 6-7 volte il Palazzo del Tigre nel frattempo, però va bene. Esatto. Comunque ragazzi, sulla Champions anticipiamo che ci dedicheremo un po' più di spazio domani, oggi ci concentriamo sul turno preliminare, appunto di questi playoff, questi ottavi parziali di Superlega, lo facciamo anche con Paolo Cozzi. Ciao Paolo, buongiorno e ben ritrovato. Ciao ragazzi, buongiorno, buon lunedì anche dalla soleggiata Milano, va? Per una volta, non c'è nebbia che mi accompagna, quindi oggi Milano al centro per questo playoff che si è riaperto, partita forte e poi dopo si è spenta la luce, per cui unica partita degli ottavi rimasta Milano-Verona e poi l'argomento di Giorgi che mi interessa molto, ecco, vediamo. Visto che ne abbiamo parlato ovviamente venerdì, la notizia era freschissima nel caso De Giorgi, insomma l'abbiamo fatto con Brogio, l'abbiamo fatto tra di noi, vi lascio adesso così un minuto, tra virgolette, a testa, una parte di scherzi, se avete intenzione, vi interessa esprimervi, che idee vi siete fatti della questione, anche insomma in relazione al fatto che poco dopo Blengini è stato ufficiale, anche se si sapeva che avrebbe poi condotto la Lube di fatto nella prossima stagione, di fatto è stato poi anticipato tutto. Zappa, tu che ne dici? Ma allora, a me la notizia dell'esonero di De Giorgi ha sorpreso, come penso che abbia sorpreso un po' tutti. Vorrei fare un discorso un po' più ampio su dove sta andando la nostra pallavolo, che si dice che è uno sport diverso da tutti gli altri. Noi abbiamo le prime due squadre in classifica, una delle quali ha vinto la Supercoppa, l'altra ha vinto la Coppa Italia, sono tutte e due in lotta per lo scudetto, hanno avuto un turno sfortunato di Champions, ma sono ancora dentro, fino a prova contraria,
E per quanto riguarda tutte e due le squadre, ci sono continue voci di mercato, allenatori che già si davano partenti per l'anno prossimo, ora l'esonero di De Giorgi. Ecco, io vi dico la verità, faccio fatica a capire tutto quello che sta accadendo, perché ritengo che la deriva che sta prendendo un po' la pallavolo di stampo calcistico, questa deriva a me sinceramente piace molto poco. E sinceramente faccio fatica a capire l'esonero di De Giorgi, un allenatore che ha vinto tutto con quella squadra, un allenatore che poco tempo fa, non più di un mese fa, ha vinto la Coppa Italia. E ho l'impressione che all'interno delle società si faccia sempre più fatica a gestire le problematiche che ci sono all'interno dei gruppi tra le varie componenti. Una volta a suo tempo si veniva esonerati quando non c'erano i risultati e quando la classifica era pessima, ora si viene esonerati quando c'è qualche frizione con il gruppo qualcosa squadra, che non va. Perché se noi guardassimo solamente i risultati, insomma, abbiamo la prima e la seconda in classifica, una vince la Supercoppa, l'altra vince la Coppa Italia, sono in Champions tutte e due, insomma sembra tutto fantascienza quello che sta accadendo, ecco, tutto qui. Marco Zappa, se il microfono muto, ancora dopo un anno quasi non ho imparato a usare questo software. No, Zappa, se ti sente Brogioni dire che la pallavolo è uno sport differente, ti corre dietro con una mazza chiodata, quindi stai attento a dirlo in giro a Bologna. Mi è quasi saltato addosso attraverso lo schermo per aver citato, poi non è detto è così, è detto si dice sì, però esatto. Paolo, tu però non eri sorpreso invece della zona di De Giorgi. Paolo aveva detto, l'avevi detto. Sorpreso. L'ha esonerato lui, è stato lui che ha chiamato lui. È successo perché quando era San Giustino l'avevo e l'hanno esonerato, però no, non ho messo becco in quel caso. No, diciamo che in una squadra come Civitanova, quando l'allenatore viene esautorato della sua autorità a metà stagione, nel senso che viene reso pubblico che non ci sarà il rinnovo del contratto, secondo me all'interno dello spogliatoio si rischiano di creare grosse crepe, perché l'allenatore deve avere il potere all'interno dello spogliatoio di chiedere agli atleti il 100, il 110%, di chiedere un sacrificio, chiedere di giocare magari in una situazione di dolore fisico, di provare a fare qualcosa in più. Nel momento in cui l'atleta sa che l'allenatore non è più il suo allenatore l'anno prossimo, inconsciamente anche, non è detto che uno lo faccia scientemente, scatta una molla e sicuramente non sei più disposto a fare certi sacrifici per lui, per una persona con cui hai costruito il rapporto, soprattutto quando non sai se finirà la nostra avversaria, non sai dove andrà. E questo ha aperto lo spiraglio alla crisi e alla partitaccia che è venuta fuori in Champions League. Quindi l'errore secondo me è stato a monte, è stato ufficializzare magari in malo modo questa separazione fra De Giorgi e Civitanova. Ah, ma gli Strini ha fatto bene però Civitanova a tagliare subito la testa, perché in questo momento era l'unica soluzione per portare a termine la stagione, perché sennò si sarebbero aperte delle crepe ingestibili già fra una o due settimane. Detto questo e chiudo, io non sono un amante del doppio incarico, è una mia opinione personale, credo che gli allenatori bravi in Italia ce ne siano tanti e si possa evitare di finire nel doppio incarico, soprattutto nell'anno olimpico in cui l'allenatore della nazionale dovrà fare delle scelte di giocatori e quant'altro, e credo che la situazione creata non sia forse la più idilliaca, ecco, mettiamola così. Alessandro? Sì, il discorso che fa Paolo è corretto, io cerco di esaminare due aspetti. Uno, che il nostro sport è differente dal calcio, perché nel calcio non decidono i singoli se gli allenatori vanno via o rimangono, lo decidono le società. Difficile che sia, ma per quanto grande un giocatore, no, è così Paolo, ma anche perché le rose sono più ampie sicuramente, non è un giocatore solo che fa la differenza. È chiaro che il Cristiano Ronaldo o il Lionel Messi di turno può farti la differenza, però è difficile che una società si pieghi, e soprattutto si pieghi così in fretta alle volontà dello spogliatoio. Molto difficile. E dall'altra parte, provo a guardare dal lato di Blengini. Secondo me Blengini rischia tanto, ma rischia tanto davvero, perché è vero che magari il gruppo può essere compatto sul suo nome, lo hanno cercato, lo hanno voluto, la società lo aveva già messo sotto contratto per il prossimo anno e tutto quanto. Lui sa già che sarà lì il prossimo anno,
cominciarlo magari con il rischio di un'eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Io sono ancora convinto che passeranno sia la Lube che Perugia, però intanto la partita di andata l'ha vinta lo Zaxa, l'ha vinta il Kjær Gyöngyöslé, quindi bisogna fare un'impresa al ritorno. E poi, insomma, il rischio, non, forse anche lì non so tanto il quarto di finale con Modena, ma comunque poi la semifinale sarà con Trento, o con Piacenza, se Piacenza torna in auge, quindi sarà una semifinale tosta, playoff per la Lube. Insomma, il rischio di cominciare la prossima stagione con sul groppone due sconfitte, che poi alla fine hanno lui in panchina, non hanno più De Giorgi, potrebbe non essere un grande viatico. Probabilmente, viste le circostanze, qua Luca forse lo sa meglio di me, è stato un po' costretto ad accettare di prendersi subito la panchina, perché aveva già un contratto per il prossimo anno e avrebbe fatto fatica a rifiutare. E poi Luca, tu stesso avevi proprio detto che anche secondo te era, diciamo, per dirlo con un termine tecnico, si andava a prendere una bella pesca accettando un impegno in un momento così, ecco, dove c'è più o meno tutto da perdere, ecco. Ma guarda, secondo me non poteva dire di no, perché comunque aveva già contratto prossimo anno, e questa non è una squadra, è una piazza che può prendere un traghettatore, perché a quel punto tieni Fefe. Cioè, se come dice Paolo giustamente, Fefe non aveva più il polso della situazione, comunque non aveva più in mano certi senatori della squadra, che poi alla fine stringi, i giocatori sono uno o due, mica tanto di più, quando si fa questo tipo di esame. E se Fefe non aveva il polso, non potevi prendere nessun altro che non l'allenatore che resterà l'anno prossimo. Peraltro un allenatore che i senatori della squadra in questione hanno già in nazionale, con cui vanno più che d'accordo, di conseguenza la scelta non poteva cadere su Blengini. Sul fatto che la Lube abbia fatto sta cosa, noi siamo uno sport differente, secondo me siamo uno sport differente, letto in questa chiave di lettura, sono solo stupidaggini. Noi siamo uno sport differente perché... E adesso il pubblico non c'è, ma per il tipo di convivialità che si ha nei palazzetti quando c'è il pubblico, ma per tutto il resto io non vedo perché uno che ci mette 5 milioni di euro non possa prendere la decisione, anche dolorosa, perché comunque Giulianelli con Fefe ha un rapporto personale di un certo tipo, hanno vinto tutto, non è che è stata una decisione presa alla leggera, era già tempo che c'erano riunioni su riunioni alla Lube, si è arrivati a questa decisione. Sono sicuro che Giulianelli pagherà tutti gli stipendi a Fefe, detto che eravamo a fine contratto, sono sicuro che a Giulianelli la cosa è dispiaciuta, ma non vedo perché un patrono di un club non possa arrivare a questa decisione e sui social si debba leggere siamo uguali al calcio. Ragazzi, questi ci mettono 5 milioni di euro, fanno quello che vogliono, è giusto che sia così, la dobbiamo smettere con questo romanticismo da anni 70, siamo un'altra cosa, ci sono un sacco di soldi, tutti professionisti, raccontarcela è sbagliato. Noi siamo differenti perché nei palazzetti non, i nostri tifosi non si prendono a sprangate, ecco perché siamo differenti, ma il resto è già un inizio, comunque è già un inizio, no magari. Ma infatti, ma è una roba da apprezzare ed è per quello che noi siamo differenti, ma sul resto non lo siamo, anche per la cosa che dice Alessandro, le nostre rose sono più strette e il malumore di uno o due giocatori possono incidere anche in questo senso, quello sì. Poi Fefe troverà squadra, forse andrà in nazionale, è uno che ha vinto tanto, anche lui è conscio di questa cosa. Io sul podio di Bologna, 31 giorni, sì, meno di 31 giorni fa, insomma il 31 di gennaio, ridevo con lui del fatto che sapeva già che andava via e lui mi diceva questo è il nostro mestiere, lui lo sapeva già, cioè non era, è stato anticipato tutto di un mese e mezzo, è un po' traumatico nei giorni di avvicinamento alla cosa, ho chiesto a Fefe se voleva parlare venerdì, mi ha detto di no, ma è comprensibile. Poi tutte le cose passano, lui tornerà a Macerata a vedere delle partite, tornerà a giocarci contro, saluterà tutti e tutti lo saluteranno con affetto. Che idea a questo punto, ragazzi, detto che Luca ha posto fine a tutto il romanticismo della Palagonosa, scherzando. Sì, un po' di questo ne avevamo parlato, era giusto un attimo esprimersi, insomma, anche perché qualcuno ne avevamo parlato. Paolo giustamente ha segnalato, io mi ricordavo che certe cose erano state dette e dai, un po' che ci fosse qualcosa che non andava, era chiaro. Poi, appunto, era giusto farvi esprimere, ne avevamo parlare, ma passiamo invece ai playoff, ragazzi. Partirei dalla vittoria di Modena, andiamo un po' in ordine cronologico, parliamo quindi da Alessandro. Che ne dici, che Modena hai visto? Petric MVP, si può dire vittoria comunque senza troppo soffrire di Modena? Sì, Modena ha giocato meglio rispetto alla gara di andata, ma ha messo in piedi una partita molto simile, cioè una partita nella quale quando c'era da accelerare ha accelerato, insomma, in cui ha fatto valere la differenza tecnica e anche fisica rispetto a Ravenna. Una Ravenna che da un certo punto in poi ci ha anche creduto il giusto, è rientrata nel terzo set più per caso che perché abbia avuto una reazione d'orgoglio potente, ecco, diciamo così.
È una Modena che sta giocando bene, che ha vinto 3 partite 3-0 di fila, e questo comunque dà il segno di un buono stato di salute, e che soprattutto ha eseguito il compito che tutti le chiedevano il giorno prima rispetto a sabato, cioè quello di chiudere la svelta, perché poi c'è un'altra partita domani che sarà molto più tosta, molto più difficile, e in cui in palio c'è molto di più anche da un punto di vista economico. Non credo che i giocatori gialloblu, Andrea Gianni e la società, avessero dei dubbi sul passare il turno con Ravenna. È chiaro che passarlo così, rimanendo in campo anche abbastanza poco, in maniera così autorevole, ti dà più fiducia e ti lascia qualche energia fresca in più per quella che poi sarà la partita di martedì. Per il resto abbiamo visto una partita molto strana di Vettori, che ha giocato un grande primo set. Lui spesso gioca bene i primi set, si è spento completamente per un set e mezzo e poi è tornato a mettere per terra i palloni decisivi quando c'era da chiudere il match. E per il resto, insomma, gli altri singoli, Petric MVP, ha giocato molto bene, Nema, e continua a giocare sulla falsa riga di quello che ha fatto in questi ultimi due mesi, Micah Christensen, a giocare molto bene, tant'è che molti tifosi stanno cominciando a passare dalla parte dell'americano e a chiedersi ma perché deve tornare Bruno? Punto interrogativo. Dappa, che dici di questa Modena? Ti aspettavi qualcosa un po' più di combattuto a livello di partita, o comunque avevi fiducia nei giallo blu? Allora, di giallo? Premetto che non ho visto la partita, ho solamente letto i numeri dai tabellini. Devo dire, pronostico assolutamente rispettato, continua il trend positivo di Modena. Ho visto che le percentuali d'attacco nelle ultime partite sono costanti verso l'alto, quindi devo dire che i problemi a mettere giù la palla sembrano un pochino risolti da parte della squadra modenese. Ho visto delle buone percentuali anche da parte dei due centrali di Modena, e quindi bisogna vedere se adesso Modena riesce a mantenere questo stesso livello che sta esprimendo anche nei prossimi turni di playoff, e soprattutto per la gara con Perugia, una squadra che sembra aver trovato una buona continuità, un buon entusiasmo, e vediamo, secondo me ci saranno delle belle sorprese nei prossimi impegni sia di campionato che di Champions. Modena che troverà a chiedersi adesso, scusa, cioè adesso chiedersi di Christian, per ritornare al discorso di Ale, se Christensen dovesse rimanere o no, è anche un po' proprio da tifosi, no? Perché sarà romantico il ritorno di Bruno, ma che è evidente che questo sia un giocatore di livello assoluto, è evidente per tutti, o no? Sì, a inizio stagione erano state messe in discussione, non solo dai tifosi, credo anche internamente, le qualità di leader di Christensen, no? Nessuno mette in discussione la sua capacità tecnica, il fatto che sia uno dei 3-4 palleggiatori migliori del mondo, ma tutti si chiedevano, comunque la differenza stava lì con Bruno, no? Bruno è un leader, un allenatore, uno che si porta dietro il gruppo, è uno che vince anche con la tigna. Christensen no, Christensen è un grandissimo palleggiatore da un punto di vista tecnico, ma non è un trascinatore. In questi due mesi sta diventando anche un trascinatore, in una squadra, insomma, mi viene da dire, adesso io non voglio, poi sembro l'avvocato che va contro il PM che fa il processo a Bruno, tutt'altro, voglio dire, un grandissimo giocatore, però un conto è vincere con Gappet, Petric al massimo livello, Lucas eccetera, un conto è tirarsi dietro questi qua, non è che siamo una squadra di scappati di casa, voglio dire, andare a vincere 3-0 contro Perugia, andare a vincere 3-0 contro Perugia con la via Vettori e Petric, è diverso che vincere 3-0 con Perugia, col Petric di 6 anni fa, Gappet e il Vettori di 6 anni fa, e Luca Sancetti. Credo che Christensen abbia fugato ogni dubbio. Poi è chiaro che tra Christensen e Bruno caschi in piedi, non è, cioè, quello che c'è va bene. Ma sì, i tifosi, insomma, stanno dicendo, cavolo, Christensen sta inanellando una partita strepitosa dietro l'altra, e ha, non vorrei sbagliarmi, ma 7 anni meno di Bruno. 86-93, direi. Esatto. Posso aggiungere una cosa? Assolutamente, vai. Secondo me, qua vado un po' sul tecnico, ma è un palleggiatore che seguo molto da quando arrivò a Civitanova il primo anno. Secondo me il grosso problema di Christensen non è neanche l'essere trascinatore, è che dal 20 in poi è capitato più di una volta che lui perdesse, secondo me, un po' di fluidità e di velocità di palla, soprattutto nel gioco con i centrali. È proprio una caratteristica tecnica, la palla la tende a rallentare un pochettino, perde di precisione. E il fatto che ieri due centrali abbia cambiato un po' il gioco, e i due centrali sono stati fra i migliori interpreti nella partita, con ottime percentuali, Mazzone ha attaccato
15 palloni, Stankovic mi pare anche lui 14. Non è un caso, secondo me, perché Christensen se ne rende benissimo conto della cosa, non è che lo dico io e sto scoprendo l'acqua calda. E secondo me la crescita sua passerà proprio dalla gestione dei fine set. Modena quest'anno ne ha persi tanti all'inizio, ultimamente forse è un po' migliorata, e credo che la partita di domani, quella con Perugia in Champions, sia un ottimo banco di prova per lui. Detto questo, anche secondo me un palleggiatore 7 anni più giovane in questo momento non puoi metterlo in discussione. E non sono un amante di quando un giocatore torna, va, riparte, torna, insomma, succede a Modena, c'è affetto per Bruno, è sicuramente un fenomeno, perché lo considero il numero 2 in questo momento al mondo come palleggiatore, ma forse continuare a fare dentro fuori non fa neanche bene alla squadra e allo spogliatoio. Luca, vuoi aggiungere qualcosa in generale sulla prestazione di Modena, perché no, anche un po' su questo valzer dei palleggiatori, ritorno di Bruno, detto che quando c'era stato lo scambio, sì, ovviamente era dispiaciuto, immagino, ai tifosi modenesi per Bruno, però comunque era stato rimpiazzato da un palleggiatore appunto più giovane e tecnicamente altrettanto dotato. Doti da leader, non doti da leader, annate diverse, insomma adesso si rischia di fare il percorso inverso. Ma guarda, io sul discorso Bruno Christensen, quest'ultimo periodo qua, che Maika sa che probabilmente, o forse lo sa già, se ne andrà da Modena, io lo vedo giocare col sorriso, lo vedo giocare bene e lo vedo veramente, come dice Alessandro, trascinare anche il gruppo da leader, vero? E questo era uno dei dubbi che si aveva all'inizio, perché forse Maika appare più mite nel carattere rispetto a Bruno, che lo si vede che è un guerriero nel vero senso della parola. Invece e il palleggiatore americano ha saputo dimostrarsi veramente uno capace di stare in campo e trascinare la squadra. Vedo che parla molto con Andrea Gianni, ci deve essere un buon rapporto e tutto. L'unica cosa che comunque mi lascia perplesso è aver letto su un portale brasiliano in questi giorni che Bruno verrebbe per un anno, e allora mi chiedo che senso ha fare un cambiamento per un anno, cioè quale progettualità c'è dietro. Poi, detto che in società ne sanno più di me, probabilmente non lo so, ci sarà una strategia dietro, ci sarà qualcosa dietro, ma per un solo anno un cambio fatto così, spero che sia sbagliata la notizia brasiliana e che ci sia di più dietro. Poi Bruno probabilmente arriva perché con lui arriva Leal e con lui torna Ngapé, e si è certi che Bruno e Ngapé hanno un certo tipo di clima, probabilmente la società pensano anche a quello, non lo so, però secondo me fra campioni ci si intende. Io non credo che Mike avrebbe avuto problemi con Ngapé e compagnia. Guarda, proprio per chiudere quello che hai detto te, Luca, l'unico dubbio mio è che se arriva Bruno bisogna costruire una squadra per Bruno e rischi di stravolgere, dover cambiare delle cose per un anno. Questo è l'aspetto che mi spaventa molto da ex atleta. Manca molto di progettualità, cioè fai un dream team per un anno, però poi finisce lì. Nel momento in cui perdi Bruno, hai preso al centro, ha delle caratteristiche precise, poi non tutti i giocatori possono essere valorizzati dal tipo di palla. Di Banda, stessa cosa. Sei per forza obbligato poi a gestire delle cose. Con Christensen hai molte più frecce nella tua faretra, ecco, questo secondo me. Modena, appunto, che affronterà la Lube in semifinale, e l'altra squadra che, scusate, il quarti finale, l'altra squadra che è già approdata ai quarti finale è, appunto, Piacenza, che vince 3-1 contro Padova. Questa volta ripartirei da Zappa, ci racconti un po' che partita è stata. Abbiamo visto una Padova comunque... Ha lottato tanto, ha giocato con la diagonale, possiamo dire, di riservo, comunque non con la formazione titolare. Zappa. Sì, ho visto la partita, non è stata una partita piacevolissima da un punto di vista tecnico, perché si sono visti tantissimi errori da entrambe le squadre. Devo dire che sembrava che Piacenza avesse già la partita in tasca, poi Padova è riuscita a vincere il terzo set, si è dimostrata per l'ennesima volta una squadra molto combattiva. Non dimentichiamoci che gli mancava il posto titolare Stern, che è stato uno dei migliori realizzatori del campionato, e comunque, nonostante sia stato egregiamente sostituito, mancava anche il palleggiatore titolare a Padova, che comunque non è mai facile in poco tempo trovare degli equilibri con un palleggiatore nuovo. E devo citare per l'ennesima volta, sono ripetitivo, Mattia Bottolo, perché ieri ha dato proprio la sensazione di essere un leader di questa squadra. Nonostante sia un ragazzo del 2000, è sembrato veramente in grado di reggere le sorti di Padova anche nei momenti decisivi.
e in ottica nazionale, in ottica futuro, uno secondo me è uno degli italiani assolutamente più interessanti per il futuro della nazionale. Dall'altra parte Piacenza, che come al solito ha qualche blackout. Io vedo una squadra che quando c'è qualcosa che non gira come vuole lei si innervosisce molto. Ci sono dei momenti, proprio dei passaggi a vuoto, che la squadra piacentina fa ancora fatica, secondo me, a gestire. Un'altra super prestazione di Clevenot in attacco, percentuale molto alte, Grozer che chiude come miglior realizzatore della partita. Pronostico rispettato, vediamo Piacenza se riuscirà a mantenere una costanza nel proseguo dei playoff. Mazio, chissà se sarà Bottolo il prossimo generale o allenatore, tutta questa autostima. No, quello che, no, si diceva appunto prima di giocatori che sono gli allenatori, magari il prossimo sarà lui. No, invece quello che volevo chiedervi, io, Paolo, Dali, insomma, chi vuole rispondermi, a Piacenza, ma quello che manca invece un po' il leader, la figura di riferimento, provano a farlo Grozer e Russell, non sempre ottimi risultati. Ale? Beh, Grozer lo è un leader, eh. Grozer è sempre stato un trascinatore, e, insomma, parlando spesso e volentieri con Giangio qua a Modena, parlando anche di Nazionale, di Germania, un giocatore che Andrea Gianni stima tantissimo, anche e soprattutto da quel punto di vista lì, e se si sbilancia così nei suoi confronti uno come Andrea Gianni, che vorrebbe solo dei Gianni, e quindi per lui sono tutti dei cani più o meno, perché non sono come lui, vuol dire che è un giocatore di grande carattere, un giocatore, ma lo abbiamo visto, insomma, con la nazionale, poi nel campionato italiano l'abbiamo visto solo quest'anno. È chiaro che la situazione di Piacenza è una situazione, al contrario di quella della Lube, che è diventata esplosiva nelle ultime 3 settimane, è esplosiva da agosto, da settembre, ed evidentemente non si è ancora trovata la quadratura del cerchio. Alla fine però è arrivata dove voleva arrivare. Trento sicuramente è un ostacolo enorme, però chissà, io l'ho visto con Modena quest'anno, eh. Modena alla fine dei conti, anche se il primo successo vero contro una grande è arrivato solo martedì scorso, con le grandi gioca meglio, gioca più sciolta, gioca senza il peso della pressione, e probabilmente è quello che farà sbloccare. Russell, rispetto a quello che dicevi tu Marco, io non l'ho mai visto come un leader, onestamente, non mi è sembrato mai un trascinatore rispetto alle sue squadre. Anche l'ha detto Scanferla, lo diceva Scanferla. Quindi lo diceva Scanferla, sì. Vabbè, se lo dice il suo libero, allora io mi prostro e mi cospargo di cenere il capo, assolutamente. No, Grozer è un leader, bisogna vedere come si trova in un ambiente in cui, se ho capito bene, comunque anche lui rimarrà per altre 2 o 3 settimane, poi se ne andrà. Pare, sei tu che dai le voci di mercato in quei casi, quindi sei tu che ci confermi, infatti, o meno queste voci. Paolo, trascinatori o non trascinatori? Guarda, faccio un passo indietro e ti dico, ho visto un'intervista di Bernardi pre-partita dove si dice soddisfatto del campionato di Piacenza, dove rimuginava ancora un po' sull'ultimo turno di campionato con risultati un po' sfavorevoli per Piacenza. Onestamente mi ha stupito molto. Piacenza è la squadra che probabilmente dopo le 3 big ha speso di più. Tutti noi credo avessimo un'altra opinione del campionato di Piacenza, e quindi dichiarare dopo lo sfogo di settimana scorsa mi è sembrato un po'. Settimana scorsa vi ho dato il bastone, oggi vi do la carota ai suoi giocatori. Però poi la partita ha dimostrato che la squadra ha ancora tanti problemi, ancora tanti blackout, perché tutto si può dire tranne che abbia giocato bene, che sia stata una partita bella. Una Padova così deve essere azzannata subito e tenuta sotto, non devi neanche dargli la possibilità di pensare al quarto set. Invece ancora una volta Piacenza si è inviluppata nel suo gioco, si è incartata nelle sabbie mobili, insomma, è vero, sicuramente è più difficile giocare contro le piccole che contro le grandi, ma io resto, per il momento, resto che dal mio punto di vista personale è la squadra che forse ha reso meno rispetto alle mie aspettative. Chiedo a questo punto a Luca se vuole aggiungere qualcosa su Piacenza, se no ci spostiamo diretti sull'ultima partita del maschile del weekend, ovvero su quella di Milano, di Verona, appunto, contro Milano. Ma no, direi che è già stato detto tutto, dico solo che Piacenza ancora non mi convince, ma prima o poi troveranno una quadra, se non adesso il prossimo anno, visto che tanto stanno già facendo mercato anche loro in maniera abbastanza privata.
O contro Trento, sì, partendo dal presupposto che non hanno nulla da perdere. Trento ha appena rinnovato anche con il suo allenatore, è una piazza molto molto quadrata, tranquilla, secondo me. Insomma, le differenze in campo sono notevoli, poi se Piacenza senza pressione riuscirà a fare qualcosa in più, ben venga per loro. E Luca, appunto, a parte questo, su Verona-Milano l'unica partita, diciamo, che andrà alla bella, quindi le altre avranno un pochino di riposo in più, diciamo, a parte quelle che hanno la Champions, se te l'aspettavi, insomma, che la squadra di Stoic riaprisse un po' il tutto? Beh, non era comunque scontato che Milano potesse vincere. Già il quarto set a Milano, dopo aver perso il terzo, aveva visto le due squadre in forte equilibrio, con Verona che ha perso soltanto 32-30. Quindi, tutto sommato, sono due squadre molto vicine. Probabilmente Verona quest'anno ha avuto meno lucidità, si è capito meno come progetto e come tutto. Hanno tesserato Zing il venerdì, centrale australiano. Stoicev l'ha utilizzato come opposto. Peraltro adesso... Proprio adesso mi è arrivato un bel messaggio da Nicola Mazzoli, mio collaboratore, che mi ricorda che Zing l'aveva già giocato opposto a Castellana Grotte nel 2018-19, dalla ventesima alla ventiseiesima giornata dopo l'addio di Renan Zanatte. Quindi era in Superlega quell'anno, giusto? Direi proprio di sì, esatto, sì. Esordio da opposto, esatto, esordio proprio da opposto a Trento, davanti agli occhi del mio collega, 86% in quel ruolo, in quella partita, 6 su 7 nel primo set, insomma, tutto sommato dipinto era allenatore. Non è stata una novità, però che Stoicev ieri l'abbia utilizzato in quel ruolo sicuramente ha dato una marcia in più. Il ruolo di opposto è mancato a Milano, mancava anche a Verona. Verona ha trovato una soluzione vincente. Quindi io ci sta questa gara 3, ci sta. Due squadre molto equilibrate, molto vicine. Chiedo a questo punto a Paolo cosa ne dice, visto che abbiamo già tirato fuori l'argomento di single centrale, anche se qualcosina ci aveva già anticipato prima, e poi anche di un po' questo cambio in generale, non solo di opposti, ma questa rotazione, diciamo, di uomini di Milano, che forse è una delle squadre che riesce, nel bene e nel male, ad alternare un po' di più i suoi uomini. Guarda, io parto da Zingel perché per anni è stato uno dei migliori muratori nella nostra Superlega giocando da centrale. Prima ridendo lo chiamavo il boscaiolo canadese con due vanghe al posto delle mani, poi è australiano, però vabbè. Tutto attaccato, è scritto, tutto attaccato. Ha proprio due badiglie al posto delle mani, granitiche, e credo anche che il fatto di metterlo di banda aiuti molto nelle scelte a muro, perché puoi permetterti di lasciarlo da solo, davanti al tu centrale puoi fare delle scelte completamente diverse. E non mi stupisce che quando è entrato anche Kaneski abbia aumentato e abbia giocato bene ieri rispetto a gara 1, per cui sicuramente è un innesto di esperienza, mentre Jensen era la sua prima esperienza in Superlega e ha faticato molto, comunque è arrivato qua senza neanche tempo di adattarsi al nostro campionato. Credo che questo fattore abbia sicuramente spostato l'ago della bilancia, che pendeva nettamente dalla parte di Milano, verso un 50-50 con Verona, che può puntare su un Kaczynski comunque sempre molto lucido. In gara 1 era stato il loro miglior giocatore, ieri forse qualcosina meno in attacco, ma ottimo in ricezione. Credo che Verona si stia giocando fino in fondo adesso le sue carte. È mancato Jask ieri è mancato clamorosamente, partita da statistiche bulgare al contrario, mettiamola così. E credo che gara 3 si lotterà proprio fino alla fine. La vedo una partita che va al tie break. A me la cosa che mi ha sorpreso di più, e Zappa magari chiede a te cosa ne pensi, il fatto di Milano, che a inizio è partita con Ishikawa, Mar di banda e Patrick d'opposto. A un certo punto ieri non c'era più nessuno dei tre in campo. Allora, abbiamo costruito una squadra con un senso e arriviamo alla partita che contano e non c'è più nessuno. Non è stato un po' strano? Cioè, non è un po' strano? Siamo tutti quanti in attacco, perché ho visto le percentuali di Urnaut, di Ishikawa, insomma, hanno faticato parecchio in attacco. Complice il fatto anche che Verona ha fatto una partita straordinaria a muro. Credo abbiano preso 13 o 14 muri punto e si dimostra che comunque le squadre di Stoic e Vamuro sono veramente sempre molto organizzate e veramente molto, molto toste da incontrare. Io continuo a dire che da Milano mi aspetto sempre di più, perché secondo me è una squadra che ha giocatori di qualità, è una squadra che secondo me è stata costruita molto bene, e mi sorprende che a volte abbia questi blackout
un pochino difficili da capire. Ha faticato tutto l'anno nel fondamentale di ricezione, e questo lo si sa, probabilmente è la sua caratteristica peggiore, però insomma io sinceramente davo per favorita Milano in questa serie di playoff. La vittoria di Verona rimette tutto in discussione, e come dicevano prima quelli che sono intervenuti, il nuovo innesto di Zingler può assolutamente diventare decisivo per la gara 3. Chiedo un commento appunto sull'unica partita che andrà alla bella ad Alessandro, gli chiedo chi secondo lui andrà poi nei quarti di finale. Bella domanda, soprattutto in un contesto in cui non conta niente giocare in casa o giocare fuori, o conta molto poco visto che non c'è il pubblico. Secondo me può aver svoltato davvero la serie Stoicev con questa invenzione, che poi abbiamo scoperto grazie a Luca e a Nicolone Mazzoldi, che non è un'invenzione, quindi Stoicev dovrà ringraziare Di Pinto. Credo che come sua usanza gli avrà già mandato dei fiori o una querela, una delle due. Ma no ragazzi, ma un centrale avrà detto, arrivi in una squadra, vede che hanno qualche problemino in posto, due, ho detto io una volta ho giocato posto, cioè sono cose che succedono, già se sì. Un po' approfitta di quella cosa. Stai parlando di te o di Verona? Ma no, lo fanno, poi potrei averlo fatto anch'io, ma lo fa, è una cosa che si fa. Se non sbaglio, Gilles si era già allenato con Verona però all'inizio stagione, la stagione scorsa. Anche quest'anno era già lì. Poi ci ha giocato per anni, per cui secondo me delle sue doti. Poi sai che il centrale, pur di attaccare un pallone in più, si inventa qualsiasi cosa. Appunto, poi di attaccare in posto 2. Insomma, volete togliere i meriti a Stoic, avevo già capito. Avete paura? No, ma quest'anno era già lì, in regular season era in tribuna a guardare le partite, quindi io immagino che si allenava con loro, sì. Un po' di tempo. Quindi questa può essere una soluzione che incasina parecchio Milano, perché come avete detto prima, con i cambi di formazione eccetera, Milano adesso delle grandissime certezze non ce le ha. Verona magari può averle trovate in corsa in questa gara 2. Io guarda, se devo fare un pronostico vedo leggermente avanti Verona, la butto lì. Paolo? Guarda, io ti dico 50-50, anche perché faccio il tifo per Sbertoli, nel senso che credo che abbia una grande possibilità di andare alle Olimpiadi come secondo palleggiatore, se la merita, e uscire agli ottavi complicherebbe tanto le cose. Perché la riduce a Sbertoli Spirito. No, secondo me sono due... In questo momento, ecco, diciamo che Spirito ha dato un segnale dopo una stagione complicata, ma non è quello, è una tantum. Però Milano, come diceva Marco, era partita con una formazione, l'innesto di un out, tanti cambi. Io credo che una squadra durante l'anno possa cambiare un giocatore nel sestetto titolare e ogni tanto ricorrere alla panchina. Quando poi si fanno troppi cambi, la squadra si snatura, chi era in campo comunque vive personalmente la retrocessione, fa più fatica a esprimersi, perde sicurezza. Secondo me ha rischiato un po' troppo e in questo caso non gli è andata bene con tutti questi cambi. Io vorrei dire che Blengini si ritrova il mio amico Marco Falaschi come secondo palleggiatore ed è sicuro che porta lui a Tokyo. Sicuro Falaschi secondo Di Giannelli, ma non ci può piovere. Numero uno, no. Falaschi. L'ho giocato un anno, quindi dai, fa il suo. Ah, pure alla grande, soprattutto quando io avrei Polonia. Io avrei una soluzione vincente. Abbiamo vinto tre mondiali con Fefè secondo palleggiatore. Io, siccome Fefè lo dice sempre di non aver mai dato l'addio alla nazionale, per me sarebbe bellissima questa crasi che Blengini chiama Fefè come secondo palleggiatore. Forse diventa un po' complicato fare i doppi cambi dopo, però come operazione scaramantica ci può stare. Poi bello, no? Cioè, Fefè, Blengini, va bene, andiamo avanti. No, infatti no, sarebbe no. Un ottimo... Ci starebbe. Proporremo. Se tanto non ci sta ascoltando nessuno, no? Quindi, no. Come al solito. Senti, Zappen, chiudiamo con te, appunto, ci dai un pronostico secco di chi passa, poi andiamo oltre. Ma è difficile fare un pronostico, ma messa come se messa, do leggermente favorita Verona, sono sincero. Interessante, come mi è cambiato giustamente tutto dopo l'ultima partita. Ragazzi, c'era anche qualche commento interessante, ma siamo già abbastanza lunghi, lo teniamo come qualche spunto alla fine. C'era soprattutto una domanda così ampia a Trebbi, su cosa pensava del caso Stoicev a Modena, ma questo lo teniamo una volta, se volete facciamo uno speciale anche con Stoicev stesso. Abbiamo bisogno di una settimana però. Querela. Mandiamo solo un saluto a Elia, che saluta Paolo, che dice sempre che ti aspetta a Vibo. Grande Elia, grande. E Paolo, ti salutiamo anche noi, ci diamo appuntamento lunedì prossimo.
Ciao ragazzi, buona giornata e buona Champions a tutti. Ciao, grazie Paolo. Alessandro Trebbi, anche noi ci riaggiorniamo presto. Ciao, Paolo. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao Ale. E a buon Andrea Zappaterra, vale. Anche noi ogni tanto sai che, ci torni a trovare anche in settimana spesso, quindi ci diamo appuntamento, a presto. Ciao ragazzi, ciao. Un saluto a tutti gli spettatori, ciao, Zappa. Buona giornata. Zappa, non perdere l'appuntamento, Tu sai con chi? Assolutamente. Le cuffie. Assolutamente no. Grazie Andrea Zappaterra, a presto. Ciao ragazzi. E ragazzi, bene, ovviamente è arrivato il momento, finalmente la pallavolo femminile, il nostro ospite si sta stiracchiando, ha fatto il sospiro, ha fatto il suo rituale prepartita, chissà se lo faceva anche prima di giocare. Buongiorno Alessio Simone. Buongiorno. Come stai? Buongiorno Ale. Bene. Che brutto buongiorno. Perché sono in una situazione caotica a casa, ho due figlie in smart working, scusate, due figlie in dad. Una in cucina, una in camera da letto e mia moglie in sala in smart working. Quindi e tu rubi banda? Sono nella mia camera, e sono seduto sul letto perché mi stavo stiracchiando, non so più dove mettermi. Okay, pensavo che avessi, ti fossi preparato, cioè, ti fossi caricato, come dire, prima introduciamo e si parte, invece no, niente. No, ero proprio, è che in camera da letto mi viene da stirarmi, allora l'ho fatto anche prima. Ma va bene. Ci può stare. Potevi tornare in macchina, Ale, tanto alla fine eravamo abituati, a mettere in macchina parcheggiata fuori da casa tua. Qualcuno che mi rompe. Vabbè, dopo l'ultima volta in macchina ho lasciato perdere. Perché abbiamo visto com'è finita, insomma. Sì, esatto. Vabbè. Scusi, sta andando via? Ok, quelle cose lì che capita. Che brutta figura. No, non ti preoccupare, le abbiamo viste di tutte, le abbiamo viste di tutti i colori. Sì, io ne ho fatte delle peggio, quindi non c'è problema. Esatto. Ma dicevamo della famosa pallavolo femminile. La pallavolo femminile, Famosa. Visti Franco Bulli sui giornali, famosa, vabbè, però famosa per noi, cioè. Per noi sì, settimana scorsa 5 giorni su 5 femminile, voglia di volle, ricordiamo, mai successo, quindi grande nota di merito, grande medaglia che ti autoappendiamo e adesso magari... vedrai che arriva Fabris e ti fa una sponsorizzazione. Sicuro. Lo dici con quel tono, sì. Sicuro. Però ragazzi, è arrivato. Cioè, l'abbiamo atteso tutto l'anno, momento, ma Conegliano riuscirà. Ha vacillato un pochino in Champions League, ma comunque, anzi un pocone, perché abbiamo anche rischiato in Champions. Ha rischiato. Cioè, c'era comunque il ritorno, ha vacillato fino all'ultimo set che ho visto in diretta, 29-31, addirittura a vincere, ma è arrivato. 24 vittorie da 3 su 24. 72 punti, non mi ricordo esattamente, è successo, sappiamo, Luca ci ha detto più volte che comunque non è un unico storico, però è un risultato comunque incredibile, neanche una volta di non rischiare di perdere due set. Ale? Beh, è arrivato e soprattutto è arrivato contro una squadra in forma, perché comunque Chieri è in questo momento la quinta forza del campionato ed è arrivato con... una buona parte della partita giocata con quasi tutto il sestetto di riserva, quindi in realtà hanno tenuto a riposo in vista appunto del ritorno di Champions e visto anche quello che era successo all'andata, hanno pensato di non rischiare le titolari e le hanno tolte praticamente tutte, a parte De Cruyff che però secondo me non è al 100%, perché ho visto che attaccava poco, è rimasta dentro, batteva piedi a terra invece che salto float, l'ho vista murare ma l'ho vista attaccare poco, quindi secondo me non ho chiesto, ovviamente non so affari miei, ma mi sembra che abbia ancora un utilizzo limitato. E l'altro titolare era De Gennaro, poi va bene, quelle che hanno giocato sono buone, però io mi aspettavo che Chieri facesse qualcosa di meglio. È stata anche sfortunata che nel miglior momento ha perso un giocatore che per lei è un giocatore molto importante, perché Perinelli è da molto equilibrio e ricezione, quindi Chieri, a mio avviso, visto che credo che l'infortunio non sia una cosa così semplice, credo che l'abbia persa anche in vista dei Coppa Italia e playoff, questo è un peccato perché la ragazza stava giocando molto bene. Detto questo, non hanno perso neanche stavolta, quindi insomma, brava Conegliano. In realtà credo che l'unica motivazione che potessero avere è proprio questo record. Per il resto, obiettivamente, non avevano dei grossi problemi, perché sono a più 17 dalla seconda, quindi direi che anche se ne perdono una non è grave. E quindi, questo è quanto. Penso proprio
Tra l'altro sono quelle squadre conegliane che a livello di voglia di volle dobbiamo, non dico odiare, ma sono quelle che fanno poca notizia, perché non è inutile che ne parliamo, cioè cosa dobbiamo commentare di una squadra che fa tutti i punti disponibili in campionato, cioè che abbiamo di brave. Cioè, che in realtà stanno tutti bufando sperando di poter commentare qualcos'altro, capito? In realtà, no, almeno noi, perché una almeno partita, cioè, esatto. Noi no, parla per te, io non mi ci metto in mezzo. No, cose, però diciamo che, no, ma giusto per poter dire qualcosa di diverso, diciamo che però la partita con Scandicci secondo me ha dato quel campanello d'allarme che poteva servire per rialzare di nuovo il livello di attenzione. Sono riusciti ad alzare, a mio avviso, il livello di attenzione senza nemmeno perdere, e secondo me questa è una cosa che farà bene per il finale di stagione. Sono sicuro che Luca comunque abbia anche lui guardato con attenzione, o seguito con attenzione almeno quel quarto set, dove da 15-16 per Conegliano si è passati a 20-16 per Chieri, e da lì poi si è andato a giocare punto a punto, dove Conegliano ha messo su di fatto, ha concluso mettendo tutto il sestetto titolare, insomma da lì ha provato a aprire il gas, va bene con le titolari, però non è comunque così facile, così immediato recuperare un set, anche se si parte appunto qualche punto sotto, e l'ha dovuto sudare fino alla fine, 29-31 l'ultimo set, quindi c'è stata anche fino all'ultimo che la possibilità, sì, non sarebbe cambiato nulla chiudere a 71 punti, magari vincendo comunque poi il day break di fatto, però insomma è un segnale del fatto che al record comunque ci tenevano, certo. Alla fine sono messi lì. Luca? Sì, ci tenevano. Guarda, io ho un grossissimo rimpianto per questa Imoco, che è quella partita sciagurata giocata con le riserve a Perugia un anno fa, ma è comprensibilissimo, la squadra era tornata tre giorni prima dal mondiale per club in Cina, e quindi lì arrivò una sconfitta, altrimenti la striscia sarebbe stata molto molto più lunga. Adesso a memoria potrei anche guardarci, non mi ricordo quante partite avevano vinto prima di quella sconfitta, perché io nel mirino, anche per aggiornare un pochino i database e non dover sempre andare a cercare su Google di ricordarmi questo record della Teodoro Ravenna di 72 partite vinte consecutivamente dall'85 all'87, ecco, mi piacerebbe che un'altra squadra firmasse un'impresa storica, quindi adesso siamo a 51 vittorie. Per arrivare a 72 della Teodoro non ne mancano tantissimo, visto lo strapotere dell'Imoco in campionato. Il problema è che c'è la Champions in mezzo e va da sé che con avversari come le squadre turche può succedere di tutto, e ci può anche stare che la formazione italiana perda. Io mi auguro di no e vorrei questo record, così voltiamo pagina, archiviamo il capitolo Teodoro, poi dopo c'è il 73 che è il record del Vakıf Bank, che ha superato a sua volta la Teodoro qualche anno fa. Però insomma ci siamo veramente in linea, e quindi io sto tifando Imoco perché vorrei veramente voltare pagina, altrimenti faccio vecchio e a pensare alla Teodoro Ravenna. L'avevi fatta tu la formazione, Ale, quella volta? Così tutto quello che è successo di negativo chiaramente l'avevo fatto. Tutto ciò che è ovvio, è normale. È vero che c'eri tu? La cosa bella, sì, lo so che lo sapevi, stai facendo comunque, a parte questo, lì è stato veramente un tributo ancora di più, perché secondo me ci saremmo già a quel record, perché avevamo solo al mondiale per club le partite giocate sono state 6. Guarda, quindi venivate da 18 vittorie consecutive. 18 più 6. 19 era 70. Più 6, 6 a 70. No, 18 compreso il mondiale per club, già. Cioè 18 consecutive prima quindi, della sconfitta con Perugia. Ok, quindi in questo momento... E quella sconfitta lì, peraltro, eravamo 12-9 per noi al tie break con dentro una ragazza di 17 anni e un'altra di 19, quindi si stava per andare bene anche quella, invece non è andata così. L'Imoco sarebbe a 69. Oggi sarebbe a 70 care vinte consecutivamente. Quindi mancherebbero tre partite per il record. Verrò ricordato per essere in panchina nell'ultima sconfitta dei Mo. È un altro grandissimo record di cui peraltro vi ringrazio di ricordare. Vabbè, comunque non c'è problema. Dichiaro chiuso lo speciale record su Conegliano, ragazzi. Spostiamoci anche sulle altre partite che comunque si è giocato, anche con un Augusto, che è un'altra squadra che adesso non ho i numeri, non stiamo a parlare solo di strisce di vittorie, però comunque è un'altra squadra che è in gran spolvero. Dopo la vittoria in Champions, va bene che racconta contro la rivale turca che aveva qua qualche assenza di troppo, ieri racconto una Novara magari non col coltello tra i denti, non troppo agguerrita, però comunque vittoria da tre punti, prestazione convincente. Vale. Beh, la vittoria di Champions comunque, nonostante il fatto che
l'Exagibasi avesse fuori tre giocatrici importanti. Secondo me, se uno fa i conti dello degli stipendi che c'erano in campo, è comunque il doppio di quello che c'era dalla parte di Busto, a mio avviso. E quindi è una vittoria da non sminuire, soprattutto apre una possibilità concreta, visto che da quello che mi risulta Exagibasi non è messa ancora molto bene, credo che abbia sospeso anche la partita, l'ultima partita di campionato, quindi non è ancora in perfette condizioni, diciamo che c'è la possibilità di bissare, poi non voglio gufare per amor di Dio, però diciamo che se giocano come hanno giocato ieri, con le motivazioni, perché anche Igor non ha fatto una bruttissima partita, è chiaro che le motivazioni sono clamorosamente diverse, ma sia in Champions che in campionato hanno ancora dei bei obiettivi, perché in campionato credo che manchino due partite, se non mi ricordo male, e la prossima gara c'è Scandicci-Monza, prossimo, che è un'altra partita che manca, quindi se Scandicci dovesse perdere, loro che hanno ancora due gare da recuperare, se non ho visto male, potrebbero potenzialmente puntare al quarto posto. Loro hanno sicuramente Casalmaggiore, non mi ricordo l'altra qual è. Credo sia una sola, Luca. Però comunque sono a portata. Possono scavalcare Chieri, sì, arrivava quelli dove sì, mi ricordo che hanno comunque ancora un obiettivo di provare a scavalcare, a scalare un altro punto in classifica, un'altra posizione in classifica, che se uno pensa a come, cioè a come sono partite inizio campionato, diciamo che hanno un bel obiettivo. Comunque, scusate, loro hanno 42 punti, se Scandicci dovesse perdere vanno 45 pari, dopo bisogna andare a fare i conti con quoziente set, quoziente punti, e alla fine Scandicci in questo momento è al quarto posto, quindi per loro sarebbe un traguardo incredibile. Guarda, avevo già fatto questo calcolo proprio ieri sera per vedere se potevo attribuire a Scandicci il quarto posto matematico adesso, invece no, nel caso Scandicci perda 3-0 e Busto vinca 3-0, il quoziente set premia Busto Arsizio, quindi il quarto posto non è ancora segnato. Quindi insomma hanno ancora un obiettivo, questo sì. È bello, nel senso, perché vuol dire che rende utile anche l'ultima giornata di campionato per qualcosa, ecco, quindi gli ultimi recuperi, ecco. Esatto. Che è sempre bene. Su Busto, io che come ben sanno i nostri più vecchi ascoltatori non guardo la pallavolo femminile, lo guardo veramente poco per seguivo le tue imprese, Ale, più che altro. Grandi imprese. Ho visto quello di Busto contro l'Exibasi, è stata veramente una bella partita, cioè giocavano davvero bene, è stato proprio bello e divertente, cioè, a mio parere conta poi il giusto, però hanno espresso davvero una bella pallavolo. Invece dalla parte bassa, diciamo, dell'ultimo accesso dei playoff, c'è un po' anche qui un po' da vedere chi entra. Sì, c'è ancora da lottare, perché credo che Trento abbia due partite. Sì. Firenze una, credo, giusto? Sì, se non ricordo male. Solo Trento ha due partite da recuperare. Esatto, Trento ha ancora due partite. Ci sono tre squadre a 22 punti, insomma è ancora divertente secondo me quella parte lì, mentre in fondo abbiamo già definito chi è la retrocessa e chi si è salvata, però che insomma a livello di organico e di spese è giusto così. Quella parte lì del chi accederà agli ultimi posti playoff può essere divertente nelle ultime giornate. Cioè, sì, quindi considerate che dal quinto al dodicesimo posto vanno tutte agli ottavi di finale, però la situazione è molto molto fluida, perché con tre squadre a 22, una a 20, una a 19, tutto può ancora succedere. Sì, a livello di e scalare una posizione, insomma, in quella vuol dire molto, ecco, quindi è ancora abbastanza importante, secondo me. Quindi è una bella lotta in quella zona. E ho visto Trento ricominciare a giocare in maniera, diciamo, un po' più concreta rispetto a quello che aveva fatto per le prime due o tre giornate post-Covid.
Detto che a livello di pronostico, di rosa, magari di ingaggi, di spese in generale, Ale, comunque tu e in generale anche tutti noi, quando si era parlato di lotta salvezza, si erano espressi naturalmente a favore di Perugia, appunto a livello tecnico, dico. Però ci sono stati i momenti, soprattutto non tanto all'inizio, dove qualche risultato a parte della squadra di Mazzanti e proprio di Mazzanti che era subentrato erano arrivati. C'è stato un momento in cui era di nuovo tornato all'ultimo posto Perugia e Mazzanti aveva anche lasciato... ha espresso qualche dichiarazione non troppo felice, comunque dove insomma sembrava che ci potesse essere davvero qualcosa che non andava. In quei momenti in particolare pensi che sarebbe potuto davvero retrocedere Perugia, o comunque non avevi dubbio che alla lunga insomma, i valori veri sarebbero venuti fuori? No, pensavo comunque che fosse la favorita, cioè fosse rimasta la favorita a salvarsi, però in quel momento era una squadra veramente in difficoltà, ma in difficoltà di gioco, ha perso tantissimi set nella stessa maniera, bruciando dei vantaggi anche importanti, quindi insomma quando una squadra entra in quel tunnel lì può succedere che insomma si minino nella testa le giocatrici. È ovvio che ha lo staff giusto per provare a uscire da quella situazione, alla fine lo ha dimostrato, staff giusto e anche giocatrici giuste, lo ha dimostrato anche di fare delle partite, a un certo punto ha cambiato marcia, ha fatto qualcosa di sicuramente migliore. Brescia ci ha provato perché comunque nelle ultime partite ha venduto abbastanza cara la pelle, ha pagato clamorosamente con lo scontro diretto perso e quindi chiaramente insomma in quel momento lì ovvio che nonostante i tentativi di Brescia Perugia era più attrezzata e lo ha dimostrato, però in quel momento non ero così sicuro, soprattutto quando lui comunque ha fatto quelle dichiarazioni dove stava facendo fatica a trovare la soluzione, sai quando uno così fa fatica a trovare la soluzione noi tutti ci sentiamo più sereni, perché se non la trova lui allora possiamo abbiamo che non fosse una strategia sì, cosa che è anche probabile, perché vuol dire, per spronare la squadra e mettere la spalla al muro, certo. Sì l'ho fatto anch'io e mi hanno cacciato via, ma a parte questo non ha funzionato uguale. Luca, tu eri convinto? Sì, io nel momento che ha preso Davide Mazzanti ero straconvinto che si sarebbero salvate, anche se poi alla fine è stato meno facile del previsto. Però ero straconvinto perché secondo me quella squadra da un punto di vista dell'organico aveva le giocatrici, mancava forse l'esperienza per guidarle, con tutto il rispetto per chi c'era prima, che per quel club ha fatto veramente tanto, dalla promozione in A1, però quando si arriva a un certo livello bisogna che alla guida di certi club, soprattutto se metti certe giocatrici, ci sia un allenatore che sia un manico vero, ecco tutto qua. Ragazzi, direi che noi siamo arrivati in chiusura anche oggi, a meno che non mi sia o non ci siamo dimenticati qualche altra notizia. Sì, una cosa curiosa, volevo chiedere a Simone, ma secondo te Casalmaggiore e Firenze, che sono al momento ottava e nona, e incontreranno quindi nel caso passino ai playoff in questa posizione Limoco, giocheranno a perdere le prossime partite per perdere quelle posizioni? Io posso dire cosa farei io. io lo farei, cioè, soprattutto se fossi in Casalmaggiore, nel senso che magari è una società che ha una storia un pochettino più importante rispetto a quella di Firenze, e quindi io cercherei di crearmi l'opportunità di non uscire proprio subito al primo turno. È anche vero che chiunque delle due va becchi poi Novara o non so chi. Sì. L'altra è Monza, Monza. Sì, esatto, bisogna... Secondo me sì, ci potrebbe stare. È vero che abbiamo visto nella storia che chi fa quei conti lì non sempre... però sì, è un ragionamento che farei. Ok. Invece c'è Maurizio Serafini che scrive... Se riesco a mettere il commento, dicono che un certo Mazziotti, dopo lo spostamento da centrale opposto, ha un rendimento intorno al 86% in attacco. Orale, io chiedo a te, che l'hai allenato, non sei contro questo spostamento di ruolo? Non era uno dei migliori centrali, cioè, anche in coppia con me? Io sono stato poche volte contro quello spostamento, come due volte nella mia vita. La prima è quando hanno spostato Fei. Io mi chiedevo perché spostare uno dei centrali più forti del mondo a fare l'opposto, e la seconda quando hanno spostato Lazio. Però Alessio, perdoni, quando hanno spostato Fei l'opposto, insomma, io... I risultati sono stati buoni, sì, alla fine. Infatti io ti sto trasmettendo da una camera da letto, non da una palestra, ci sarà un motivo. Cioè, io credo che Luca queste dovremmo segnalare al nostro staff volleyball di tagliare quest'ultima parte, perché ho già segnalato al regista, oggi non leggiamo i commenti perché c'erano delle domande troppo lunghe, invece hanno messo me, fai la stessa frase. Ma,
sì. È perché volevo l'opinione di uno, è stato un tuo allenatore, perché se la do io poi non conto. Io la chiuderei qua, Francesco. Volevo dire a tutti che sono scarso, ma non così scarso, stavo scherzando. Non ho mai paragonato Feia. Ok, no, però invece io ti dico così, che comunque invece sei stato tu a fomentarmi. È vero, me lo ricordo. Mi annoiavo. Me lo ricordo. Dichiaro ufficialmente chiuso la trasmissione, senza saluti oggi perché c'è stato un picco troppo basso, no? Ciao a tutti. Ciao Ale, ci siamo appuntamento presto, intanto ci sentiamo. Ciao domani. Per la settimana che c'è anche la Champions, quindi ci ritroviamo a commentare tutto. Luca, ci diamo appuntamento domani anche noi, ragazzi, dalle 12 alle 13, Volleyball.it, FIPA Bologna, Radio 1909. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. FIPA Bologna e Radio Volley presentano Voglia di Volley, a cura di Francesco Mazziotti e Marco Buosi. We'll be right back.